Bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che vedete uno dei miei video. Vi faccio questo video in risposta all'ultimo, in cui vi spiegavo alcuni problemi che mi erano successi per quanto riguarda la cessione della moto. Vi faccio un breve riassunto. Praticamente un giorno accendo la moto. Il motorino da, anzi, la pausa pranzo, vado per accendere la moto, il motorino dà mezzo colpo, però la moto non parte. Riprovo con l'accensione e dà un altro mezzo colpo, ma comunque la moto non parte. Sono per farvi la corta, alla fine ho dovuto attaccare i cavi della batteria. Ho dovuto attaccare i cavi della macchina alla batteria per farla partire e riuscire almeno a portare a casa la moto. Allora lì ho iniziato a farmi mille pare mentali perché praticamente la batteria è nuova, l'ho presa ad ottobre e avevo paura che fosse lo statore. Lo statore è quella cosa che messa all'interno della moto, nel motore della moto, collegata all'albero motore, mi fa ricaricare la batteria. È collegata direttamente all'albero motore in modo che anche se la moto resta in folio comunque la batteria si carica e l'alternatore crea corrente. L'alternatore, scusate, lo statore mi crea una corrente alternata che poi viene resa continua e stabilizzata una tensione costante dal raddrizzatore che è posto davanti al motore. Subito pensavo fosse quello. Allora arrivo a casa, faccio tutti i vari controlli, sempre spiegato nel video precedente, per cui non sto qua a rifarvi di nuovo. Sembra tutto in ordine, per cui vabbè, aspetto un'altra settimana. Avevo problemi di lavoro, non riuscivo a stare dietro, insomma, aspetto il weekend successivo, la mattina del sabato, della domenica, decido di andare a farmi un giro veloce, visto che non avevo molto tempo. Vado e arrivo in un paesetto qui vicino, 10 km, c'era un mercatino dell'antiquariato, così avevo la scusa per andare a fare un giro. Arrivo al mercatino, vado a farmi un giretto di mezz'ora, torno alla moto, l'accendo, dal primo colpo la moto non parte, però poi si mette in moto. Allora con la paura ho detto vabbè, vado a casa dritto che non mi fido a fare un giro più lungo, poi magari devo fermare la moto, non lo so, comunque mi si spegne e sono casini. Allora parto, vado a casa, mi fermo per strada vicino a casa mia a fa benzina, riaccendo la moto e la moto fa lo stesso problema, dà il primo colpo a vuoto e poi riparte. Arrivo a casa, prendo il tester, misuro la tensione ai capi della batteria e mi dà 10 volte e mezzo, comunque anche questo mi sembra di averlo spiegato nel video scorso. Insomma, paura fotonica e l'alternatore, lo statore da cambiare. Visto che non mi arriva tensione sulla batteria. Il giorno dopo, controllo bene, vado per smontare la batteria per fare altri controlli, vado a vedere lo statore per provare a muovere i fili. E mi accorgo che quella domenica lì, prima di partire per andare a farmi un giro, avevo controllato lo statore, avevo tolto il connettore che collega lo statore al raddrizzatore per pulirlo bene perché era un po' sporco di olio. Quando ho fatto il tagliando ho svitato il filtro dell'olio, è caduto un po' di olio sopra e si vede che è andato dentro al connettore. Comunque pulisco bene il connettore, mi sono dimenticato, il connettore è scollegato. Per quello la batteria non mi arrivava a tensione con la moto accesa, ma mi restava la batteria scarica, perché appunto lo statore non andava a ricaricarmi la batteria. Insomma, ho tirato mille maledizioni, ricollego tutto, riprovo tutto, niente da fare. Niente da fare nel senso che è tutto a posto, i controlli sono perfetti, però ho sempre questo problema dell'accensione troppo fiacca. Come mai, come non mai, mi viene in mente che un mese fa, quando stavo montando la batteria mi è scivolata dalle mani, la moto non era qui, ma era sopra a
al cavalletto alza moto, per cui era un 40 cm più alta di adesso. Mi casca e si prende una bella botta per terra. E già lì qualcosa mi aveva dato un po' fastidio perché giustamente pensavo che si fosse rovinato e che avesse subito dei danni. Infatti, ieri mattina l'ho portata nel negozio, nello spaccio aziendale in cui l'ho comprata. Sempre in uno dei miei video parlo esclusivamente della batteria e infatti vi elenco, vi faccio, ci sono tutti i link a dove ho comprato la batteria, a questo spaccio aziendale, costi, caratteristiche della batteria, la scheda tecnica e le varie differenze di costi fra questa e batterie di altre marche. Vabbè, comunque la porto nel negozio, nello spaccio, fanno la prova con uno strumento apposta e salta fuori che la batteria è da sostituire. Fortunatamente me la passano in garanzia. E questo è un problema, nel senso che la batteria non ha sufficiente carico, cioè i volt me li tiene tutti. Il problema è che molto probabilmente si è rotto un elemento all'interno della batteria, per cui l'amperaggio che la batteria rilascia è molto basso rispetto a quello che la moto chiede per accendersi. Siccome io ho una moto, ho come sapete l'XL 1200S, è la versione Sportster, versione Sport della Sportster, è quella con 4 candele, per cui le bobine hanno bisogno di una carica, hanno bisogno di un amperaggio, richiedono un amperaggio superiore alla batteria per lo spunto per dare la scintilla per accendersi, perché devo accendere due candele per volta, non quattro, non una. E quindi batteria sicuramente da sostituire. Questo weekend parlavo con un mio amico, molti lo conosceranno come Luca 8300, che è da Milano. E venendo in discorso, parlando del più e del meno, saltiamo fuori ovviamente a parlare di moto, mi dice che di provare a ripulire meglio le candele. E allora gli ho detto, guarda, le ho appena pulite, le ho grattate per bene, e mi fa, come le ha grattate? Eh sì, ho detto, ho preso la spatola di ferro, quella che uso per pulire dalla saldatura i pezzi dalle scorie quando li saldo. E con quella ho grattato bene la fuliggine attorno all'elettrodo e poi con la carta vetrata l'ho passata sull'elettrodo e sulla massa in modo da togliere bene la fuliggine. Eh no, mi fa Luca, non bisogna assolutamente grattarle con le spatole di ferro le candele, perché sono rivestite da un materiale particolare, da alcune leghe metalliche particolari, e nel momento in cui tu vai a grattarle con la spatola, si creano praticamente questi micro rivestimenti vanno a rovinarsi e quindi il potere, l'energia sviluppata dalla scintilla al momento dell'accensione è quasi dimezzato per ogni candela. Per cui tu hai la scintilla quando la candela scocca la scintilla è molto debole e non ha la forza per buttare via, diciamo, tutta quella fuliggine che ci si attacca sopra. Infatti avevo le candele nerissime. Poi, siccome dovrò sostituire le candele, perché ovviamente le ho comprate nuove, vi farò vedere quanto nere sono. Niente, comunque, sì, intanto vado avanti anche a montare la batteria, perché sennò ci perdiamo in chiacchiere e non facciamo più niente. Comunque, questo è stato non dico il problema principale, ma un problema bello tosto che mi ha dato questa gran quantità di problemi e che ha fatto sì che praticamente la batteria si scaricasse, perché appunto la batteria non aveva la forza, la batteria non aveva la forza di intanto, allora, il primo colpo era abbastanza forte quello della batteria,
e infatti il giro lo dava completo. Però poi bisogna vedere se la batteria, se le candele avevano la forza per far partire il motore. E questo succedeva non raramente, ma era molto difficile perché appunto le candele erano sporche, erano rovinate. E quindi andava cambiata sia la batteria per appunto il discorso dello spunto, ma anche le candele, perché ovviamente rovinate in quella maniera lì, non dico che mi facessero consumare troppo corrente, però non avevano la forza per far accendere la moto, e quindi al primo colpo la batteria dava un bello spunto, mentre per i colpi successivi perdeva completamente la forza, e quindi il risultato era che la moto non si accendeva, insomma, e la batteria si scaricava sempre di più, anche per colpa appunto di quell'elemento lì che al momento non funzionava. Andiamo a rimontare la batteria. In questo caso ovviamente montiamo prima il polo positivo. Montiamo prima il polo positivo perché nel momento in cui io vado a serrare il polo positivo, se dovessi andare a toccare per sbaglio una parte del motore, o comunque dovessi andare con la chiave a toccare qualcosa a massa, avrei il rischio di fare cortocircuito, e quindi la batteria si rovinerebbe subito da nuovo praticamente. Quindi collego prima il polo positivo e successivamente vado a collegare il polo negativo. Ora sto un po' macchinando perché, siccome i poli di questa batteria sono leggermente arretrati e hanno l'attacco, cioè non riesco a infilare i distanziali che mi portano i poli all'esterno della batteria, devo spessorarli con delle rondelle, ci sono, le ho messe d'acciaio perché tanto, e quindi devo infilare queste rondelle, però alla fine non è niente di strano, comunque la corrente consumata è sempre quella, non succede assolutamente niente. Scusate se continuo a fermarmi a parlare male, ma ho l'allergia che in questo periodo mi sta facendo diventare matto. Non vi dico quando vado a lavorare la mattina col casco, che la mattina è la fase più critica dell'allergia, che mi verrebbe da soffiarmi il naso ogni 10 metri. Ok, batteria a posto, adesso andiamo di sistemare il cavo della carica. Io sulla batteria lascio sempre attaccato il cavo del mantenitore, eccolo qua, che nel caso in cui mi serve un mantenitore comunque ce l'ho collegato, e anche se devo fare prove, perché io sulla batteria, attorno alla batteria ho il coperchio, ho tutta la cover. Nel caso in cui mi serva, dovessi provare, avrei bisogno di andare a provare la tensione ai poli della batteria, come nel caso della settimana scorsa, che dovevo andare a vedere la potenza del motore, a vedere la potenza erogata dallo statore, vado direttamente appunto sul caricabatterie e non sul poli della batteria.
scimmietta per fermarla, ovviamente intornata alla moto. Ok, perfetto, andiamo qua dentro, carica. Allora, perfetto. Ok, andiamo a sostituire le candele. Le candele le ho prese nuove da il meccanico dove di solito, che è quello praticamente che mi ha venduto la moto, dove di solito mi rifornisco di pezzi. Sono della Champion Copper Plus. Eccole qua. Vediamo se riesco a trovarvi fuori la marca. Vedete, sono Champion Copper Plus. Ovviamente sono RA8HC per Sportster. Se riesco a trovarvi fuori un link per sul quale andare a comprarle, ve lo posto nel, ve lo metto sotto nei commenti del video, sulla descrizione del video. Allora, questa è una candela di quelle che ho pulito, per cui non ve la mostro perché tanto. Questa dovrei averla già pulita, però non sono sicuro. Ah, questa è bella nera, però forse non è tanto nera. Vediamo se mette a fuoco. Eccola lì. Non è nera come le altre, dopo vi farò vedere quanto nere sono quelle altre due della parte di là. E queste le avevo già tolte per dare un primo controllo. Quelle di là vedrete che sono da prendere paura. Ecco, questa è già un po' più nera. Facciamo sempre la messa a fuoco. Eccola qua. Vedete quanto nera è. Non riesco a star fermo. Vabbè, comunque avete che visto che, eccola lì, vedete che bella nera carbonizzata. Ecco, sostituiamo questa e quell'altra e domani si va a lavorare in moto, speriamo. Ecco, una cosa che non ho fatto è quella di controllare la distanza fra l'elettrodo e la candela.
fra l'elettrodo e la massa, per cui andiamo subito a verificare anche dalla parte di là. Bene, questo era il video, questa era la spiegazione di quello che è successo, per cui fortunatamente lo statore non devo cambiarlo, spero vi sia piaciuto, come al solito condividete, commentatelo, iscrivetevi al forum di Zingari on the Road e fatevi sentire, spero di esservi stato utile. Grazie ancora di aver visto il video e grazie se lo condividerete, se ne parlerete ai vostri amici, se vi iscriverete al canale e grazie di seguirmi. Buona serata a tutti.